Ben ritrovati amici, e siamo diciamo all'anno nuovo e quindi diciamo può essere l'occasione per ricominciare da zero. Sta per cominciare un nuovo oroscopo delle stelle per quanto riguarda il mese di gennaio e dobbiamo fare tesoro di quelle esperienze che sono state quelle diciamo del passato, ponendosi obiettivi stimolanti. E attraverso tutto questo, appunto, di cercare di cogliere nuove opportunità in quest'anno. Ma al di là dei piani e dei buoni propositi, le domande sul nuovo corso sorgono spontanee. Come andrà questo nuovo anno? E beh, che novità avremo in amore e quali nuove sfide sul lavoro? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere segno per segno per affrontare al meglio questo inizio del 2024 in ambito sentimentale, lavorativo e finanziario. E iniziamo subito con il primo segno, il segno dell'Ariete. E amici dell'Ariete, questo mese diciamo attraverserete un periodo di grande diciamo rinnovamento. Sarete liberi da ostacoli astrali, si intende, e pronti all'azione. Ricordatevi di fare sempre un po' di riscaldamento, che è un attimo, diciamo, stirarsi, diciamo, dopo questa pausa natalizia. Cercate di mantenere il controllo sulle vostre emozioni, evitando sbalzi d'umore e pessimismo ingiustificato. Non è proprio il caso, in amore invece è un buon momento per chiedere a qualcuno di sposarvi, non qualcuno a caso, si capisce. I matrimoni di convenienza ormai sono passati di moda, almeno da una cinquantina di anni, diciamo. Per i single non è periodo di avventure amorose, eh? E il desiderio di comfort potrebbe ostacolare, diciamo, lo sviluppo di nuove relazioni. Amici dell'Ariete, alzatevi da quel comodo divano emotivo su cui siete adagiati da troppo troppo tempo, e datevi una svegliata, amici dell'Ariete. Voto per gli amici dell'Ariete, secondo me è 75. E continuiamo con gli amici del Toro. Le feste vi hanno devastato. Ma Giove e amici del Toro è dalla vostra parte, sì, perché diciamo comunque godrete della protezione di Saturno, quindi non solo Giove dalla vostra parte, ma anche Saturno, quindi potete guardare alla primavera con un po' di fiducia, anche se è un po' lontanuccia la primavera. Sì, lo sappiamo, quest'inverno diciamo comunque sarà ancora lungo. Ma la situazione è questa, e i miracoli non li fanno le stelle, amici del Toro. Figuriamoci noi che siamo umili messaggeri, ma messaggeri del cielo si intende. Se siete in una relazione, diciamo, lavorate su voi stessi senza continuare a proiettare frustrazioni sul partner. Vi vediamo, eh? È il momento giusto per riorganizzare le finanze e tagliare un po' di spese inutili. Sicuri che avete bisogno di tutti quegli abbonamenti alle varie piattaforme? Lo stress accumulato nell'ultimo periodo potrebbe portare a un abbassamento delle difese immunitarie, quindi tanta vitamina C avete bisogno, qualche integratore e soprattutto evitate i figli dei vostri amici. Si sa, i marmocchi sono bombe batteriologiche a orologeria, si intende. A proposito di orologi, tirate indietro di 10 minuti le lancette, non si può arrivare in ritardo agli appuntamenti già a gennaio. La gente non è disposta ad aspettarvi. Voto che sento di dare agli amici del Toro è 65. E andiamo ai gemelli. Saturno vi invita a riflettere, ma cercate di non crogiolarvi in eccessivi e spericolati esami di coscienza. Una scarica di energia andrà in calanata in attività creative. Attenti però a non rimanere fulminati. Smontate l'albero di Natale, siamo a gennaio.
il prima possibile. È tempo di guardare oltre, e poi sapete che polvere, diciamo, a tenerla in giro fino a marzo, questa polvere di quest'albero di Natale, per non parlare delle bollette con tutte quelle lucine. Rimanete socialmente attivi, accettate, diciamo, inviti e partecipate a eventi, ma vestitevi pesante, che le temperature, anche quelle interiori, restano comunque piuttosto rigide. A proposito di rigidità, cercate di essere un po' più morbidi con il vostro partner o la vostra partner, comprate qualche, diciamo, fiore, regalate un libro, ma soprattutto tacete ogni tanto, lasciatevi scivolare le cose addosso come se la vostra vita fosse una settimana bianca sulle piste. Evitate acquisti superflui, l'anno è lungo e lo stipendio è quello. Quindi il voto che io sento di dare agli amici dei Gemelli è 70. E continuiamo amici, il momento del Cancro. Siete i re dell'oroscopo, quindi le lamentele stanno, diciamo, a zero. Se percepite una certa staticità, ricordatevi che le stelle si muovono lente in questo mese. Datevi una bella calmata, amici del Cancro, che quello che deve succedere, diciamo, accadrà presto. Non forzate la mano, i progetti in corso prendono slancio, assicuratevi che abbiano un paracadute per l'atterraggio, oppure la botta, diciamo, potrebbe essere fragorosa. Occhio alle spese, che sono sempre in agguato, proprio come i dispiaceri. Sul lavoro chiedete aiuto ai colleghi, mentre per quanto riguarda la salute fate quelle visite che avete lasciato in sospeso troppo a lungo, e lasciate perdere l'automedicazione, che non avete alcuna laurea in medicina all'Università della Vita. Periodi particolarmente delicati saranno dal 12 al 14 gennaio, quindi durante la terza decade del mese, quando potrebbero manifestarsi stanchezza, nervosismo, esacerbazioni di malattie croniche e febbre, praticamente una vostra giornata qualsiasi, ma più dura. Voto che sento di dare per gli amici del Cancro in questo mese di gennaio è 65. E siamo agli amici del Leone, periodo un po' frustrante, ma portate pazienza e non smattate, eh? Se proprio volete tenervi attivi, tagliare le relazioni tossiche che vi siete portati dietro dal 2023 potrebbe essere una buona idea. Dal 20 gennaio l'amore, diciamo, prende quota, ma come in aereo ricordatevi di non slacciare, diciamo, le cinture durante la crociera, che le turbulenze sono improvvise ed è un attimo prendersi una bella testata. Abbiate cura della casa, tenete pulito e fate prendere aria alle stanze. Ottimo momento per comprare un nuovo paio di lenzuola. I single potrebbero incontrare persone interessanti, ma per relazioni che dureranno come un gatto in tangenziale, che poi chi li ha mai visti sti gatti in tangenziale? Voto che sento di dare agli amici del Leone è 55. E siamo alla Vergine. Siete in un periodo di decisioni drastiche. Cercate di non strafare e buttare tutto il vecchio nell'umido. Ogni cosa vi sembra superflua, sacrificabile, ma attenzione a non diventare voi quelli di cui si può anche fare a meno. Se avete le possibilità, prenotate un volo per una città europea. Tenerife ha ottimi prezzi, anche un viaggio di coppia potrebbe dimostrarsi una buona idea. Ma in coppia con chi? Questo sta a voi deciderlo, amici della Vergine. Prestate attenzione alle vostre potenzialità. Offerte lavorative, siete sicuri che diciamo cambiare lavoro a gennaio sia una buona idea? Con questo freddo, tanto più con spese impreviste all'orizzonte che incombono come un temporale estivo. Ma di estivo ricordatevi, non c'è proprio nulla. Non lasciate a casa la sciarpa,
anche nei giorni di sole o la gola potrebbe soffrirne. L'amore è l'elemento chiave del mese, del vostro mese, amici della Vergine. Per aprire quale porta? Ma non è dato sapere, speriamo sia un passepartout. Voto per gli amici della Vergine è 80. Siamo amici al segno della bilancia, siamo al settimo segno, niente compromessi, quest'anno dovete esprimervi voi stessi, costi quel che costi. E fate sentire la vostra voce, un rimedio dalla natura arriva da propoli e mieli. Per i single è possibile dall'arrivo di un nuovo amore, ma tenetelo privato per evitare questi pettegolezzi. La gente mormora, il primo mese dell'anno porta con sé anche novità dal punto di vista lavorativo. Promozioni in arrivo? Chissà. Noi non diciamo nulla, o più che un oroscopo va a finire che questo sembra la lista dei desideri di un millennium milanese. E non a caso la situazione economica sarà anche quella favorevole. Sì, gli amici della bilancia, amici bilancini, il voto che io sento di darvi è 90. Siamo amici cari al mio segno. Avete capito bene, il segno dello Scorpione. Giove richiede pazienza fino a maggio. Ma questo è gennaio e direte voi che fare? Il caos regna sovrano, ma non è una novità. Come al solito siete convinti di aver fatto le scelte migliori, ma guardandovi indietro qualche dubbio potrebbe venire. Dategli ascolto e fatevi un bel esame di coscienza che con i buoni propositi di quest'anno nuovo sicuramente otterrete qualcosa di più. La seconda metà del mese porterà con sé maggiore stabilità, i sentimenti potrebbero regalare sorprese, ma nessuno ha parlato di sorprese, diciamo, positive per lo Scorpione nel mese di gennaio. Scartate i pacchetti con cura e state in guardia. Le coppie instabili è meglio che prestino un po' di attenzione agli squilibri e equilibri di coppia. Ascoltate cosa hanno da dirvi gli altri e non fate i testoni come al solito, che l'anno è lungo e di pali e da prendere in fronte ne è costellato il calendario. Voto per gli amici dello Scorpione è 70. E siamo al nono segno, gli amici del Sagittario. L'ottimismo è altalenante, perché è mai stato stabile? Vi starete domandando questo? Avete ragione, da questo punto di vista nessuna novità, amici del Sagittario. Ma almeno c'è, dondola, ma c'è. E voi non fissatelo dondolare con le gambe ad angolo, ma cavalcatelo. Dopo un 2023 di privazioni e tempo di godere al massimo cibo, soldi, fortuna, fate indigestione, ma optate sempre per un po' di digestivo ed evitate i brutti scherzi. Vi sentite forti, energici, ma è solo un'illusione. In amore state attenti alle bugie del partner, c'è tanta falsità in giro, amici del Sagittario. E signora mia, occhio anche alle finanze. Qualcuno potrebbe chiedervi soldi in prestito, valutate voi, ma potete fingere di essere morti come forma di difesa. Nessuno si arrabbierà per un po' di ghosting, almeno in questo caso. Seguite una dieta equilibrata e giù di multivitaminici, che l'inverno è lungo. Voto per gli amici del Sagittario è 60. E andiamo al Capricorno, influenze favorevoli nell'aria, ma attenti anche alle influenze di stagione che sono in agguato. Già da gennaio Marte e Giove promettono miglioramenti e promozioni, ma se ogni promessa è debito fate in modo di riscuotere prima che sia troppo tardi.
La vita amorosa è frizzante per i single, incontri significativi all'orizzonte. Restate lucidi, mentre i Capricorno sposati non alimentate aspettative irrealistiche verso il partner o rimarrete delusi. Come sempre, per quanto riguarda il lavoro, portate a termine i vecchi impegni prima di avventurarvi in nuove peripezie. Evitate spese impulsive e investimenti poco sicuri. L'unico investimento di valore è su voi stessi. Datevi ascolto e iscrivetevi a un corso di lingue. Prestate attenzione alla salute tra il 13, 14 e 15 gennaio. Ecco, quando vecchi acciacchi potrebbero ripresentarsi complici con i freddi invernali. Se potete, state chiusi in casa. E il voto per gli amici del Capricorno questo mese di gennaio è 75. E fino adesso, amici cari, nessuno si è avvicinato al 100 per questo mese. Ma speriamo, può darsi che negli ultimi due segni ci sia una buona votazione, quindi il top 100. Acquario o Acquario come vi pare, 2024 inizia con importanti sfide lavorative. È necessario trovare grinta e coraggio, ecco, ma non organizzate cacci al tesoro. D'altronde, se il coraggio uno non ce l'ha, non lo trova sicuramente in un forziere sotterrato. E durante questo mese sarete molto comunicativi, amici dell'Acquario, ma cercate di scandire bene le parole o non vi capirà nessuno. In famiglia siate gentili e di supporto, se vi ricordate come si fa. Naturalmente la prima metà del mese sarà favorevole per le attività commerciali e il lavoro. Se siete in ferie, peggio per voi. Peggio per voi, prendete un po' di aria fresca in montagna durante il weekend e ossigenate il cervello. Ne hanno tutti gli acquari ne hanno un gran bisogno. Voi in particolare, a proposito di salute, quella emotiva, lascio un po' a desiderare. Fatevi una coccola e circondatevi delle persone che vi vogliono bene. Voto per gli amici dell'Acquario è 85. E siamo all'ultimo segno, che io sa se riuscirà il segno dei pesci a conquistare il 100. Gennaio di abbondanza e risorse, concentratevi sulle vostre intuizioni e una volta capite, ignoratele. Siete mai stati famosi per aver ragione? Ecco, appunto, cercate di preservarvi, perché febbraio sarà un mese cruciale e avrete un marzo d'oro, insomma gennaio inutile, ma il calendario da qui parte, mica è colpa nostra. Siete emotivamente vulnerabili, più del solito si intende. Nervosismo e sensibilità sono nell'aria, ma se sarete in grado di gestire le emozioni, nessuno vi potrà sconfiggere, amici dei pesci. Alti e bassi, alti e bassi, gennaio sarà tutto così. Evitate la pignoleria e l'impulsività per farvi almeno amare da chi vi circonda. Ne avete un gran bisogno, l'amore non è una priorità, verranno tempi migliori. Concentratevi sul lavoro e la carriera. D'altronde gennaio sarà un mese prospero economicamente e le cose, diciamo, potrebbero ulteriormente migliorare via via che febbraio si avvicina. Bilanciate il lavoro con un po' di sano esercizio fisico e uno stile di vita sano. Voto che sento di dare agli amici dei pesci è 90! E termina qui il nostro oroscopo del mese offerto da Godi Web TV e non mi resta che salutarvi e incrocio le dita con la speranza che il prossimo mese sia un mese, diciamo, che comunque qualcuno o più segni riusciranno a totalizzare il 100 come votazione. Grazie e ci sentiamo al prossimo mese. Ciao da Michi Grasso, ciao!